Qual è la situazione in Abruzzo sul fronte dell'occupazione e dell'economia? L'Abruzzo si trova in una situazione piuttosto delicata perché, come sappiamo, uno dei fronti caldi è quello del settore automotive e sappiamo anche che in Abruzzo il 50%, quasi il 50% delle esportazioni derivano dall'automotive. È necessario, tutto questo settore da un lato ha delle difficoltà come sappiamo, dall'altro lato c'è bisogno di investimenti per innovare la produzione. Ci sono aziende soprattutto dell'indotto che lavorano innanzitutto con una sola committente che è Stellantis e queste aziende oggi sono in cassa integrazione, i lavoratori sono in cassa integrazione e poi è necessario che queste imprese facciano innovazione per adeguarsi all'evoluzione tecnologica, al motore elettrico, all'ibrido e così via. Quindi è necessario che la Regione Abruzzo in questa fase ponga in essere tutti gli strumenti che ci vengono dati alla programmazione europea, magari mettendo insieme il fondo FESR con il fondo FSE, mettendo insieme quindi innovazione, anche incentivi alle imprese, però condizionate alla ripresa dell'occupazione e a far sì che appunto queste aziende possano uscire dalla fase di cassa integrazione e possano superare questa sfida. Poi c'è tutto il settore del turismo, si avvicina alla stagione estiva, tanti occupati, ma che tipo di occupazione abbiamo? Spesso abbiamo un'occupazione precaria, povera, da questo punto di vista è necessario rinnovare i contratti di lavoro, è necessario che il lavoro sia ben retribuito, che non sia lavoro precario, ovviamente c'è il lavoro stagionale, ma noi abbiamo visto come abbiamo denunciato tante volte, come magari i lavoratori vengono denunciati, nel senso hanno un contratto di un certo numero di ore e poi ne lavorano il doppio, ecco questo è inaccettabile, quindi anche il turismo deve fare un passo in avanti per diventare un turismo moderno, un turismo sostenibile. Quindi ecco, abbiamo diverse cose da fare e su questo è necessario che la Regione ponga in essere appunto in maniera attenta a tutti gli strumenti di cui abbiamo parlato, non ultimo quello della ZES. Abbiamo visto che da quando il meccanismo della ZES è stato centralizzato c'è stato un forte rallentamento, per non dire uno stop, è necessario riprendere subito il cammino perché la ZES deve portare investimenti e deve portare sviluppo.